Sto andando a Tirana in Albania per mangiare solo cibo italiano. E adesso giro via Wizz per la seconda volta in vita mia. Da questo momento in poi, per le prossime 24 ore, non potrò toccare altro cibo se non italiano. Benvenuti in Albania. Siamo in centro a Tirana. Quello che tocca fare è puntare un bar. Bam, Europa Caffè. E allora ficchiamoci dentro. Pieno di gente. Il posto pare anche un botto figo. Cotoletta, mix snack. Prendono un caffè e un cornetto, se c'è il cornetto. Ne mangiarono solo roba tipo club sandwich, snack, cappuccino. 180 lek. La moneta qui è veramente molto conveniente. Particolare come cosa, mi hanno portato il cappuccino e insieme la ricevuta. All'odore sembra veramente buono. Certo è mezzogiorno meno un quarto. Vabbè, mi sono fatto un cappuccino, tanto mo andiamo a pranzo. C'è anche un cuore disegnato sopra. Carina come cosa. Oh, sa di caffè. Non sembra uno di quei cappuccini finti. No, non sembra finto. No, come se fa il cappuccino, raga, dai. È bellissima questa cosa che quando bevi appare la scritta Europa Caffè davanti a te. Se siete destri, dall'altra parte non c'è. Quindi se siete mancini non appare. Il posto è veramente una mina, è veramente figo, figo, figo. Mi chiedo com'è essere sopra. Ah, raga, voi come dovete bevere il cappuccino? A goccia perché andate di fretta oppure voi gustate, dovete stare due ore al bar? Fatemelo sapere nei commenti. E già che c'è state, che state nei commenti e scendete giù, mettete like. Famore 7000 per esagerare così. Ci spostiamo verso l'Europa dell'Ovest, no? Verso la Francia, la Germania. La cosa importantissima che devo fare adesso è trovare un centro dove farmi dei giga extra. Perché qui in Albania, in particolare, la mia offerta mi scala tipo 2 euro ogni 100 mega di navigazione. Terribile. Ma è proprio l'Albania. L'Albania. Che sfiga però. Allora. Ok, quindi Europa Caffè approvato. In più ho chiesto informazioni per dove trovare tipo la Vodafone, perché così mi faccio aggiungere qualche giga qui. Mi sto impegnando tra l'altro a socializzare un po' di più. È una cosa che devo ancora rompere come barriera. Speriamo che a livello di codice stradale qui in Albania siano più o meno simili all'Italia e che io possa attraversare tipo a buffo e che mi suonino e basta e non mi mettano sotto. Ok, sì, sto vedendo quella ragazza attraversare. Allora si può. Vodafone a noi due, risolta. Quindi sono proprio curioso di come fanno la pizza gli albanesi, perché non voglio la pizza fatta all'italiana da italiani, ma voglio la pizza italiana fatta da albanesi. Non è propriamente un ristorante italiano con quella wave, ma strizza l'occhio facendo pizza, robe all'italiana. Tavolino proprio, cioè così, tranquillo. È molto bello il posto. Ma c'è sta Miley Cyrus nel 2023. Menù un sacco rustico, un sacco carino. L'ambiente è veramente bellissimo. A me queste cose fanno impazzire. Niente eleganza, niente di tutto ciò. Rustico, tutto ciò che si può unire alla natura si unisce. Ci sono gli alberi in mezzo al posto, ci sono i mattoni, ci sono i legni, la flora. Tutto, certo, un po' finto, però comunque c'è la flora, c'è quell'intento. I came in like a wrecking ball. Che ricordi, regà? A noi ciò che interessa è questa sezione qui. Accuse, Rigon. Oh no, è scritto tutto in albanese. Gatto! Si è messo lì davanti a me, guarda che bello. Ma a noi ci interessa la pizza. Beh, io direi di andare di Marinara. Sono diventato un fan incredibile. Guarda come schinna. Sono diventato un grande fan della pizza alla marinara. Pizza alla carbonara, anche qua non si sfugge. Diciamolo dai, tutte le pizze che non sono alla napoletana sono alla romana. No, c'ho il flair, sono nel cinema adesso. Come funziona sta cosa? Aiuto. La marinara, a parer mio, è la miglior pizza per testare, se la vogliamo mettere così. Pomodoro, ingredienti, soprattutto impasto e cottura, perché è la pizza più semplice. Peccato che non è stata stesa nel migliore dei modi, perché ci sono dei pezzi che hanno fatto fatica a tenersi robusti. Quasi alla romana, ecco, diciamo una via di mezzo. Trasparente quasi, cioè guardate. La tipa è un sacco carina, mi ha detto sono specializzati in cibo anche italiano, sono contenti di questo. Cotta secondo me alla perfezione, non ti stomaca, non ti riempie troppo. Il pomodoro si è asciutto abbastanza, c'è l'olio a crudo, che mi sembra un buon olio, certo non è l'olio della qualità che conosciamo noi in Italia. Facciamo il gran test, prendiamo due fette di pizza belle grosse, le uniamo così. Il pomodoro mi piace un sacco, alla fine è cotto veramente veramente bene. Ah, senti la croccantezza, quando so così so buone buone, mi piace. L'unica cosa all'olio ovviamente che non regge il confronto. Guardate come sparisce la pizza, di una sottigliezza incredibile. L'aglio si sente un bel po' ed è buono, ci sta veramente veramente bene, l'hanno messo nella quantità giusta. Si sente che è un aglio mascherato, che deve fare di sottofondo, deve prevalere in maniera invisibile, no? La pizza più semplice
ma che può avere veramente più potenza di tutte quante. Mi aspettavo di ricevere la ciofeca, invece il posto è un sacco bello, l'atmosfera è carina, sta in pieno centro ed è facilmente raggiungibile, anche se è un po' infilato un po' in dei guinicoli. Non ci sono le posate, ma ti portano già la pizza tagliata in otto sulla teglia di legno, quindi molto carina come cosa. Ragazzi, la città finora è stupenda. Note super positive di Tirana a primo impatto. La capitale dell'Albania, quindi ci sta che sia un po' più curata. Grandi palazzoni e ok, risparmio di spazio. Ambientazione in generale, flora molto bella. C'è un ruscello accanto a una delle strade principali. Semafori con il conto alla rovescia, quindi così sai sempre quando ti devi muovere e quando ti stai per fermare. Pista ciclabile, abbastanza gente che va in bici o comunque che si muove a piedi. Città viva, poi vabbè, ora di punta, lasciamo stare. Oltre a grattacieli è circondata da montagne e bellissimi monumenti, chiese, cose di questo tipo. Qui dentro c'è il mio alloggio e qua c'è un bar chiamato Roma. Finiremo questo video domattina qui dentro. Breve house tour. Si entra, subito bagno, specchio, un divisorio dal soggiorno. Qui tocca stare attenti a come entri. Con la finestra, tutto bello, aperto. Divano e cucina. Me voglio trattare bene, raga, mettete like così possiamo supportare queste spese. Che a dire la verità non è nemmeno tanto, cioè per questa stanza forse ho speso 35 euro a notte. Non lo so, top meta economica. C'è un cerchio qui che quando accendi la luce si illumina di rosso. Cos'è? Oh mio Dio! No, sto male. Ma era necessario tutto ciò? Queste sono fatte le 4 quasi. Quindi, visto che si sta facendo relativamente buio, direi di andare a fare un po' ape in centro. Diverso dal solito, cioè basta primi, secondi, pizza. Sbucati da questa stradina, mo ve lo faccio vedere per bene. Veramente molto bello. E ci stanno gli Evanescence, cioè io piango adesso. E che un aperitivino, non te lo sai a fare. Quindi da Mors si fanno tipi di baguette, panini, cose di questo tipo, insalate, taglieri, beverage, quindi spritz, vini vari, anche se costavano tanto, quindi credo fossero bottiglie intere perché partivano dai quasi 1500-2000 lek, quindi sui 15-20 euro bottiglie di vino. Insomma, ci stanno i posti fuori, ci stanno i posti dentro, insomma un bel posto secondo me da aperitivo. Il menù un sacco carino, questo simil pelle con inciso proprio il logo menù. I fogli sono di un materiale abbastanza importante. È arrivato lo spritz, cominciamo questo aperitif. Una grande pecca è la cannuccia servita direttamente in plasticata. Sì, ok, sarà più igienico, per carità, è un periodo un po' particolare per inquinamenti, plastica, cose varie, la eviterei. Questo spritz è pessimo, un bel po' anacquato. Minchia, gli Arctic Monkeys pure si sono dimenticati di mescolarlo, evidentemente ha preso un altro colorito, di solito me lo servono mischiato, pardon, mio errore. Sembra meno anacquato, ma è comunque anacquato. Tra l'altro, a proposito di Arctic Monkeys e musica varia, raga, io ho fatto una playlist che in realtà volevo rendere pubblica a voi. Infatti qualcuno già la segue perché l'ho spammata su Instagram. Se ve va, io in descrizione metto la playlist di Spotify che solitamente ascolto, in modo tale che possiate entrare un po' nei miei gusti e in quello che ascolto quotidianamente. Per conoscesse un po', vi ho chiesto la vostra canzone preferita su Instagram in un box domande. Alcuni sono usciti con dei titoli: Solitamente Unico, De Mostro e Briga, XXXTentacion. Mi spiace, vedo un abbraccio. È arrivata la baguette, quindi il primo panino. Me l'aspettavo un po' più carico, onestamente, però speck, radicchio e gorgonzola. Vediamo com'è. Io provo a baguette, poi mi faccio i taglieri. Da quel croccantino non si sente molto il sapore. Peccato, si sente molto invece lo speck e il gorgonzola. C'è scritto proprio gorgonzola cheese. Non so se siano affettati effettivamente importati oppure no. Io vi ricordo come sempre quando faccio questi format vi lascio alla fine il resoconto con tutto quello che ho speso, quindi non vi preoccupate, mi segno al centesimo in tempo reale tutto quello che spendo, quindi so esattamente quanto ho speso in questo momento, ma poi vi dico tutto quanto. Baguette un po' scarica, però devo riguardare un attimo quanto costa perché magari può essere rapportato al prezzo. Ha una bella consistenza, la baguette ci sta carina, però è facile da trovare in giro. Il tagliere è una cosa veramente veramente abbondante in questo caso, è veramente veramente tanta roba, secondo me anche per 4 persone spacca. Un po' di pomodorini, forse più decorativi che altro, un po' di salame all'apparenza ungherese, salame Milano, salame Napoli e ventricina piccante, un po' di noci così anche quelle penso un po' decorative, così come le fette d'arancia, un po' di bruschette abbrustolite, forse con un po' di pesto. Oh, ma pesto di basilico, proprio molto basilico, eh. All'apparenza sembra molto da supermercato, cioè io un tagliere del genere riuscirei a far
Madonna, è casino, però pure mi sono messo sulla strada, però. Diciamo che è un showroom all'apparenza abbastanza cheap, cioè da discount, ecco. Però effettivamente per il costo che ha, questa è tanta roba. Al centro abbiamo una sorta di crema che cercheremo di capire che cos'è. Una marmellata sarà? Sì, una sorta di marmellata crema di... C'è un lapsus, non mi viene in mente. È molto densa. È una crema di frutti di bosco addolciato, magari con un po' di miele allungato così. Non mi dispiace assolutamente, anzi molto 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 buono. Direi a questo punto di fare la mossa del solito tagliere, ovvero prendere un pezzo di pane sporcato, bagnato di pesto, metterci dei salumi sopra con un po' di crema. Bello, sono proprio contento. Oltre a quello fanno anche la pinza romana, un format rivoluzionario, nuovo, in cui non è né pizza né focaccia. Può essere smezzato in aperitivo. Se avete visto i miei video sapete che qualcosa del genere l'ho già toccato. Per esempio, da Diego Vitaliano a Frattamaggiore, se non sbaglio, non poco lontano il centro di Napoli, oltre a fare le classiche pizze alla contemporanea e alla tradizione, fa anche questo format di pizza ibrido romano alla pinza aperitivo. Anche se è un po' strano, però comunque ci sta, è croccante sotto, bello, gonfio. Andate a vedere il video comunque, se mi ricordo ve lo lascio nelle schede. Se non mi ricordo, attaccata, andate a cercare. Noce, crema di frutti di bosco, pomodorino, salame, Milano. E ci metto pure la ventricina sopra per fa contrasto, così, tiè. Tiè questo food porn italiano. Tu ci scherzi, ma c'è consistenza, gusto di diversi tipi. Dolciastro, salato, piccante, secco, umido, letale. Ed è qui, ragazzi, che capirò quanto fa freddo in Albania la sera. In realtà pensavo peggio, eh. Se sta discretamente bene, considerando che ho maglietta, camicia e solo giacca, che vabbè, imbottita, però non ho il cappuccio, per dire. Non è tanto pesante la camicia, quindi ci può stare. Per fortuna le vetrine sono talmente potenti, no, la luce, che manco devo mettere il faretto. La nightlife qui è incredibile e inizia abbastanza presto, perché col buio ovviamente il mood cambia, no? C'è tutta questa sensazione di voler fare festa, ape. È un posto molto interessante, è questo qua dietro. Cucina toscana, o comunque braceria toscana in generale. Ed è un sacco attraente. Il posto è molto, molto elegante. Il benvenuto è veramente tanta roba. Vi versano l'acqua, vi portano le bruschettine di benvenuto con la crema di olive verdi, ci stanno un po' tutti i condimenti. Un po' d'olietto, mamma mia, l'olietto buono. Ragazzi, sente, olio extravergine d'oliva, proprio buono. Olio extravergine d'oliva e sale, proprio la bruschetta all'italiana. Easy proprio. Ma che volete dire? La semplicità. Antipasto di bruschette al pomodoro. Sono 4 e per il costo che le ho pagate, cioè per il costo che c'è sul menù, me ne aspettavo solo un paio. Sono il doppio. La crema di olive, tanta roba. Bruschetta ai pomodori, molto molto semplice. Molto buona. I pomodori ci stanno, la bruschetta è abbrustolita al punto giusto, tanto che in alcune parti è pure bruciacchiata. Questo non è un danno necessariamente. Il pomodoro è quasi tagliato a mo' di tartar, piuttosto che appunto in pezzettoni, no? I pomodorini a pezzettoni. E sembrano proprio pomodorini, visto che ce li flexano anche qui. Anche perché le bruschette si fanno coi pomodorini. Però mamma mia, avvolgente, brutale, brutale. Sono curioso dei primi che adesso arriveranno, perché ho ordinato le pappardelle al cinghiale. Perché stiamo in Toscana e che te fai? E bruschette come antipasto e pappardelle al cinghiale. Sono arrivate le pappardelle al cinghiale. L'ultima volta che l'ho mangiata in Toscana, ad Arezzo, ho fatto anche lì il video, andate a vedere se ve lo siete persi. Uno dei piatti più sottovalutati probabilmente fuori dalla Toscana. Letale, broken. Cioè fuma, non so se vedete qui, in questa zona. Guarda come fuma. Una nota di merito incredibile è che ti portano il topping del formaggio a parte. Non sono abituato a frequentare. L'ultima volta che ho mangiato elegante è stato uno stellato per fare una challenge, per vedere quanto si spendeva. Hanno tolto e riposto le posate tra antipasto e primo. Posate nuove. Io metterei un po' di parmigiano. Innanzitutto, voi vedete se è parmigiano. Stagionato ma non troppo pungente. Bello, mi piace. Ah raga, ma sapete che non sto rosica per niente, che sono venuto fuori l'Italia a mangiare italiano. Prossima puntata vediamo dove falla. Scrivetemi intanto nei commenti il paese dove dovrei andare a mangiare italiano al prossimo video. E il commento con più like sarà la prossima meta. Nel frattempo io già Romania e Bulgaria me ne so accaparrate come tappe, perché sono veramente curioso di farmi l'est Europa, che ancora non me lo sono fatto. Prima dell'aumento dei prezzi, delle cose, degli aerei eccetera, vorrei approfittarne.
molto buono. La carne ha il sapore che mi ricordo toscano. È abbastanza fedele. Forse le pappardelle un po' troppo al dente. Mi dispiace, peccato, perché avrei voluto che tutto si sciogliesse in bocca. Invece purtroppo c'ha la consistenza un po' più dura. La carne è morbida e si scioglie il giusto. Cioè ovviamente non è che se deve sparire in mezzo alla lingua. Non opporre tanta resistenza, ecco. Anche il piatto abbastanza abbondante. Diciamo che l'apparenza inganna comunque. Non è veramente tirchia come cosa. Non è elegante. Il fatto che sia così eccessivo elegante il locale non fa che tentano di punta sull'eleganza, sull'atmosfera, sulle cose, sui servizi. E poi le porzioni calano e aumentano i prezzi. Non è questo il caso. Unica pecca, le pappardelle. Tra buono e me la collo di brutto. La serata deve finire col vino rosso, vi prego. Dopo io chiedo, ho capito, eh? C'è questo difettuccio che in realtà è abbastanza importante, perché la pappardella è il 50% del piatto. È pappardella e cinghiale, quindi il complesso è quello. La pappardella è un pochino troppo resistente. Gli avrei dato quel mezzo minuto di cottura in più. Lo vedete anche da come si tiene, forse un po' troppo al dente. Mi sono fatto anche il vinello. Vedremo quanto avrò pagato tutto quanto, perché comunque alcune cose le ho prese un po' off menu. Neanche ho guardato quanto costano. Quando si scambiano le chiacchiere con i ristoratori, con i lavoratori, la parte migliore del viaggio: parlare, chiacchierare, scoprire. È arrivato il tiramisù. All'apparenza è diverso dal solito. Non l'avevo mai visto così, devo essere onesto. Vediamo un po' come si comporta con la scucchiaiata. Ha un sapore diverso, è più cacao che caffè. Non ha un sentore di caffè questo tiramisù. Un ottimo dolce, ci sta, giusto quantitativo, insomma, savoiardi umidi il giusto. E mi hanno in realtà detto che importano effettivamente i prodotti dall'Italia. La tassazione, gli affitti, i costi sono diversi, però effettivamente mi chiedo come fanno a mantenere questi costi così bassi con i prodotti locali italiani. Boh, questo tiramisù me lo mangio volentieri. Costa meno questo tiramisù preso al ristorante che il tiramisù preconfezionato del supermercato in Italia, invece. Io spero mi facciano pagare, così ho trasparentemente il costo di questa esperienza e ve lo posso comunicare anche, perché abbiamo parlato veramente tanto. Ragaz, la situazione qua si è ribaltata. Che ci si può fare? È il risultato che il boss a sto giro, perché l'ho visto davanti ai miei occhi, non era un'italianità questa cosa qui, non funzionava. E quindi mi hanno detto: oh, è un segno del destino, te lo offriamo. È veramente buono, quindi sono contentissimo di ricambiare questa cena offerta con questa pubblicità. Mi sentirei super in colpa a dovermi far offrire una cena per un motivo del genere e poi effettivamente non aver mangiato bene. Quindi, bello. Giorno 2 di questa incredibile esperienza. È arrivato il momento di fare colazione, quindi andiamo al bar Roma, quello sotto casa. E me devo fare una doccia. La faccio dopo, quando torno, però, perché sarà un casino. Tanto il checkout ce l'abbiamo alle 11, quindi va benissimo. Sono le 9:25. Onestamente mi sento un po' in colpa, ho dormito un po' troppo. Tra l'altro sti pantaloni sono botto fighi, sono tipo dei joggers larghi con le tasche qui. Cioè, figo, mi fanno sembrare un po' un minion, perché sono larghissimi, quindi, capito? Quindi sono tipo così, no? Seduto qui fuori, molto comodi, perché ci sono tutta questa sfilata di posti fuori, che tanta roba, sono molto comodi. Il cappuccino all'aspetto sembra molto carino, ovviamente non si sono presi la briga di farmi le figurine lì, il cuoricino. Non sono un bar appariscente, sono un classico bar dal quale vai perché non hai fatto colazione. All'apparenza molto secco, ma apprezzato questo stecchino che ti tiene sopra, appunto, il fazzoletto. Come immagina? Oh, c'è la crema dentro. È proprio crema di cacao, di nocciole. Vedete dentro? Low quality breakfast, secondo me. Secco, non so di nulla. Diciamo che quando lo mordi non rientra su, ma rimane impastato, quindi anche un po'. Non l'ho spaccato perché mi sembrava non ci fosse dentro la crema, però abbastanza abbondante. La cosa è che non gli ho detto al cioccolato, alla crema, classico, e lui mi ha portato quella al cioccolato, o comunque alla nocciola. Quindi se io fossi stato allergico, intollerante al, non lo so, alla crema e nocciola, non lo so, a sta roba qua, insomma, mi avrebbe messo in orizzontale, perché io questo brioche e cappuccino ho tutte le molliche in giro. Non gli avrei dato tanta fiducia perché all'apparenza è proprio quel bar da cui si va per fare colazione, ma proprio o di passaggio oppure perché ti sei dimenticato, vai di fretta, robe così, no? Per quanto sia apprezzata l'igiene, la pulizia e tutto quanto, non l'ho apprezzata molto, perché è arrivato il ragazzo qui proprio mentre stavo bevendo il cappuccino e mi ha iniziato a pulire il tavolo.
ora vuoi fare bella impressione, vuoi fare bella figura e fai vedere davanti agli occhi del cliente che stai pulendo il tavolo. Il problema è che io stavo a bere il cappuccino, stavo così a fa l'ora fredda eccetera, tu mai preso, mai messo il panno e mai iniziato a pulire il tavolo da emolliche della brioche e mai preso le robe, mai preso il piattino, i fazzoletti eccetera, tra l'altro non ho mai lasciato manco i fazzoletti. Posso capire il voler fare bella figura, ma purtroppo ho percepito l'inverso. Poi non lo so se funziona così, regà, da noi, però mentre sto a fa colazione mi pulisci il tavolo, ma aspetta un attimo, cioè sto a fare una cosa, aspetta che me ne vado e pulisci. Cioè io comunque ho sempre l'abitudine, anzi ve lo consiglio perché i baristi veramente ve ne ringraziano e vi baciano i piedi. Io ho sempre l'abitudine di portare tutto ciò che posso al bancone, in modo tale che loro non debbano fare due viaggi, insomma, per pulire, per fare cose, per riprendere la roba. Quindi risparmiate un sacco di tempo per loro. Quindi ogni volta che fate colazione, in vostro potere, cercate di fare qualcosa anche per loro, che porelli non fanno una vita facile. Quindi se dobbiamo metterci il dito nella piaga, non finiamo più. Qua veramente diventa una cosa di schiacciarsi l'uno sull'altro. Quanto abbiamo speso? Europa Caffè, l'inizio, solo cappuccino preso, ho speso 1,55 euro. Poi ho speso 14,67 euro di Vodafone per farmi 22 giga di cose che come potete vedere in pia niente, zero tacche, quindi non serve assolutamente a nulla. Tra l'altro io non mi sono portato il portafoglio dietro, vabbè, tanto pagherò con Apple Pay, però insomma. Non si può pagare con la carta. Non solo devo salire per prendere il portafogli perché sono uscito senza, devo andare a un ATM, ritirare 250 lek di me. Questa è stata proprio la caduta definitiva. Devo andare a prelevare i soldi, non esiste comunque. Mamma mia, tutto sto bordello per 2 euro. 4 euro e 67 centesimi la pizza marinara compresa di acqua da quel ristorante tipico. 16 euro e 40 centesimi aperitif da morsi, quindi tagliere tutto bello ciotto, spritz più la baguette. Quindi 16 euro e 40. Devo dire, assolutamente non male, perché la baguette potevo evitarmela, magari pagavo di meno, per un totale di una roba come 12-13 euro, ci posso stare. E poi non ho ovviamente pagato, perché ve l'ho detto che c'è stato un problema col posto, alla fine hanno deciso di offrirmelo. Il totale sarebbe stato per 1780 lek più quasi 500 lek per il vino, che in realtà non mi hanno messo nello scontrino. Il calcolo matto, anche se ho fatto l'artistico, questa cosa non mi dovrebbe competere. Avrei pagato quella cena abbastanza abbondante, insomma ho preso anche il vino. Guarda che bello, zero tacche, vabbè, fa niente. Comunque saranno stati più o meno una ventina di euro, Mi sono dimenticato i 250 lek qua che ho speso per la brioche e il coso, che so, più o meno 2 euro. Quindi, totale quanto ho speso per questo video? Scrivetelo qua sotto nei commenti e fate la matematica al posto mio. O metti like e iscriviti, dai.